Alberto Ancarani, consigliere federale delegato all'attività paralimpica. Siamo a chiusura della prova di Coppa del Mondo di Pisa. Abbiamo detto prova che chiude la fase precedente all'inizio della qualifica olimpica. Quindi iniziamo con l'aspetto tecnico. Come ci affacciamo, anche alla luce dei risultati di oggi, alla qualifica olimpica? Ma intanto sappiamo che la nostra compagine è più indietro degli avversari, lo sappiamo, i commissari tecnici ne sono perfettamente consapevoli, gli stessi atleti sanno che si poteva fare qualcosa di più sicuramente, ma come detto questa era l'ultima delle prove prima che inizino quelle che contano, e proprio in questa direzione siamo certi che i nostri saranno ampiamente preparati quando la stagione di qualificazione avrà il suo inizio, cioè nell'imminente prova di Coppa del Mondo di Eger. Quando si parla di cicli olimpici, la parola ciclo è importante non tanto per l'aspetto temporale, ma anche perché evidentemente segna anche dei nuovi inizi, no? E allora in pedana mi pare che abbiamo visto atleti che dovranno dare il via a un cambio generazionale. Sì, perché è l'esigenza che in particolare nel paralimpico sentiamo di più, è quella su cui il Consiglio federale si sta maggiormente impegnando, lo abbiamo fatto anche ampliando molto di più l'attività di promozione paralimpica. Vediamo che si affaccia qualche nuovo elemento che ci sta dando grande soddisfazione. Pensiamo anche solamente alla nostra Rossana Pasquino, che in un ciclo olimpico è riuscita a qualificarsi, addirittura iniziando a fare le prove di qualificazione a proprie spese, insomma, senza essere convocata, per poi raggiungere la medaglia. Insomma, questa volta sappiamo che l'ampliamento del numero di atleti paralimpici nuovi che si affacciano sull'attività internazionale può essere più elevato e può portare appunto a maggiori medaglie. Chiudiamo con la questione di natura, organizzativa. Noi abbiamo dei punti fermi, no, nel nostro calendario per quanto riguarda le gare internazionali, penso al trofeo Luxardo, penso a Torino, diciamo sedi che sono sicuramente apprezzate a livello mondiale. E ci mettiamo Pisa ormai, vero? Ci mettiamo assolutamente Pisa, lo posso dire anche come componente del comitato esecutivo IWAS. Per IWAS Pisa, la prova di Coppa del Mondo di Pisa, è ufficialmente un punto fermo. Dunque, lo ricordiamo a tutti, a marzo, quindi di fatto tra pochissimi mesi, saremo di nuovo qui in questa stessa sede, sarà però prova di Coppa del Mondo Paralimpica valevole per la qualificazione alle Paralimpiadi. Allora questo non potrà che essere un arrivederci, un appuntamento per questa importante scadenza di calendario, scadenza preolimpica. Grazie Alberto. Grazie.